Come noto, la nostra stampa, i nostri giornali, tanto per capirci, negli ultimi 2 anni hanno aumentato enormemente gli introiti pubblici. Lo Stato aiuta la stampa essenzialmente in due modi, con sovvenzioni dirette e con sovvenzioni indirette. Per quanto riguarda le sovvenzioni dirette, beh, è evidente, insomma, il significato. Sono fondi che arrivano direttamente ai giornali che soddisfano alcune caratteristiche. Mentre le sovvenzioni indirette vengono erogate indistintamente a tutti i giornali, normalmente sotto forma di agevolazioni, principalmente sui costi che devono sostenere, il costo della carta, ad esempio. Questi aiuti, appunto, vengono erogati principalmente semestralmente, quindi 2 volte l'anno. Sto parlando naturalmente delle sovvenzioni dirette. E vengono accreditate l'anno successivo, nel mese in corso, quindi è stata erogata la prima rata, quella relativa al primo semestre del 2021. E ovviamente la rata relativa al secondo semestre verrà erogata all'inizio dell'anno prossimo. In questi giorni il Dipartimento per l'Informazione e per l'Editoria del governo italiano, qui attenzione, è bene subito sottolineare questo aspetto che forse non è noto a tutti, ossia questo Dipartimento che eroga i fondi a favore dei giornali è direttamente gestito dal governo. In questi giorni il Dipartimento per l'Informazione e per l'Editoria del governo italiano, dicevo, ha reso noto l'elenco dei giornali beneficiari e i relativi importi accreditati. Possono beneficiare, ecco, attenzione, dei contributi diretti i giornali pubblicati da cooperative di giornalisti o da società senza fini di lucro, oppure e siano espressioni di minoranze linguistiche. Per questo non ne beneficiano del finanziamento pubblico in maniera diretta i 3 principali giornali italiani che, come noto, non soddisfano appunto questi requisiti, cioè il Corriere della Sera, Repubblica e la Gazzetta dello Sport. Ovviamente però godono, come gli altri, dei contributi indiretti. Godono di particolare concessione i giornali che sono espressione di minoranze linguistiche. Per questo in questa classifica troviamo appunto giornali in lingua straniera che praticamente nessuno di noi conosce. E allora, eccoci alla classifica a ritroso, diciamo, dei primi 15. Ricordo appunto che il contributo diretto si riferisce a 6 mesi al semestre, quindi per sapere quanto incassano l'anno, insomma, dovreste pressappoco far raddoppiare quella cifra. Al 15° posto troviamo Cronache di, un giornale, insomma, sconosciuto ai più, che nell'intestazione riporta la dicitura il quotidiano indipendente. E subito sotto bandiere dell'Ucraina con la scritta Pace in Ucraina. Cronache D ha incassato una rata di 629.978,39 euro. 14° posto per Il Cittadino, giornale di Lodi, che incassa 712.049,4 euro. 13° posto per Editoriale Oggi, giornale diciamo della ciociaria, che incassa 814.966,33 euro. 12° posto per un giornale pubblicato in lingua straniera. Si tratta di Primorsky Dnevnik. Non facile da pronunciare. Comunque, giornale che si pubblica a Trieste in lingua slovena, che incassa 833.334,04 euro. All'11° posto, finalmente, troviamo il primo giornale, insomma, a livello nazionale. Si tratta de Il Foglio, che incassa 933.228,99 euro. E naturalmente si capisce anche perché troviamo a volte, anzi spesso, giornalisti del Foglio
insomma, giornale, lasciatemelo dire, che ha una tiratura ridicola, insomma. Comunque, i giornalisti del Foglio sono spesso ospiti in trasmissioni di informazione, diciamo, sulle principali TV nazionali. Entriamo comunque nella top 10 con cronacaqui.it, giornale di Torino, il primo ad incassare in questa classifica una rata superiore al milione di euro, per la precisione 1.103.650,04 euro. Nono posto per il Corriere Romagna, che incassa 1.109.178,49 euro. Ottavo posto per un altro giornale a tiratura nazionale, e precisamente il Manifesto, che orgogliosamente scrive nella sua intestazione Quotidiano Comunista, che esattamente come il Corriere di Romagna incassa 1.109.178,49 euro. Settima posizione per il Quotidiano del Sud, che in prima pagina magnifica gli straordinari risultati ottenuti da Draghi. Guardate, non sto scherzando, è vero, eh? Verificate pure. Incassa 1.848.080,44 euro. Sesta posizione per un'altra testata meridionale, la Gazzetta del Sud. Qua invece pubblica un articolo sulla chiusura delle indagini relative ai brogli elettorali del 2020. Speriamo bene per le prossime elezioni. Incassa 1.868.618,02 euro. Quinta posizione per Italia Oggi, giornale economico edito da Classe Editori, insomma la stessa casa editrice di Milano Finanza. Incassa 2.031.266,98 euro. Quarta posizione per Avvenire, vabbè, noto quotidiano della CEI, cioè della Conferenza Episcopale Italiana, che incassa 2.711.246,31 euro. E siamo quindi arrivati al podio. Sale sul terzo gradino del podio Libero Quotidiano. E forse anche qui non c'è da stupirsi. Incassa 2.733.555,14 euro. Al posto d'onore un altro giornale cattolico, stavolta un settimanale, si tratta di Famiglia Cristiana, che incassa 3 milioni di euro tondi tondi. E siamo così arrivati al numero uno, che non indovinerete mai, perché si tratta di un giornale pubblicato in lingua straniera. Dolomiten, giornale infatti della maggioranza, non è della minoranza, della maggioranza di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano. Incassa 3.088.498,02 euro. E allora, adesso permettetemi così una considerazione, proprio perché appunto, a proposito dei giornali della provincia autonoma di Bolzano, quindi in lingua tedesca, non rientrava in questa classifica perché è oltre il 15° posto, ma posso citare anche Neue Südtiroler Tageszeitung, che incassa anche lui circa mezzo milione di euro. E capite bene che quando vedevate in Senato e alla Camera la rappresentante del Südtiroler Volkspartei, sentivate come queste elogiavano proprio in maniera sperticata il nostro Draghi. Insomma, un motivo ci sarà, no? Io continuo però veramente a non capire. Allora, se questi qua vogliono essere chiamati Südtiroler, cioè tengono a sottolineare, diciamo, che loro sono la parte sud del Tirolo, che è una regione austriaca, e quindi non sono altoatesini, cioè della parte nord della Valle dell'Adige.
che è invece italiana. In più parlano tedesco e poi loro non versano un euro a Roma, anzi da Roma gli arrivano valanghe di soldi. E allora io mi domando, ma perché non glieli diamo all'Austria? Cioè, questi qua proprio a costo zero, così non vogliamo in cambio nulla dall'Austria, tenetevi che il Südtirol è un nostro regalo. Loro entrano a far parte di uno stato del quale si parla la loro lingua e noi ci liberiamo di un peso. Riterei che questa mia proposta possa essere fatta proprio da un partito politico che la potrebbe inserire nel proprio programma. Che ne dite voi? Cioè, al massimo, dai, perdiamo qualche medaglia nello slittino.